Allora, diciamo partire. Dicevamo, oggi continuiamo il discorso di ieri in cui siamo arrivati a capire che diciamo così, un requisito per la scalabilità e la manutenibilità di un'applicazione è quello di riuscire a partizionare le varie funzionalità in modo diverso, no? In, diciamo così, componenti diversi, in oggetti diversi, in modo da evitare l'effetto spaghetti, no, delle pagine di scripting che avevamo visto ieri. E per questo ci serve fermarci un attimo a vedere quali sono gli strumenti che la piattaforma Java, la piattaforma JSP, ci mette a disposizione. Ma una l'abbiamo già cominciato a accennare ieri, che sono i Bing. Vediamo brevemente quali sono gli altri due ingredienti, cioè, non c'è molto, è più un. Non è una questione molto di linguaggio, di tecnologia, è più una questione di modalità di programmazione. Allora, gli ingredienti che ci servono e che poi utilizzeremo nel creare la nuova versione della nostra applicazione di registrazione, innanzitutto ci servono alcuni comandini JSP in più, no? Finora conoscevamo essenzialmente il comando grezzo, lo scriptlet, in cui apro una parentesi, minore per cento, e dentro ci scrivo codice Java, però di fatto non ho nessun aiuto da parte della piattaforma perché quel codice Java, diciamo così, è scritto tutto a mano. Mentre invece ci sono già, per fortuna, alcuni li chiamano tag o action elements JSP, che di fatto sono dei tag speciali che incapsulano alcuni comportamenti frequenti o utili. Quindi anziché mettermi a scrivere il codice Java ogni volta, ci sono già alcune funzionalità che sono già predefinite. Immaginatele un po' una sorta di macro, una sorta di funzioni già disponibili. Non sono moltissimi quelli standard, in realtà JSP ha tutto un ambiente per definirsene dei propri, per definire dei propri tag. Noi non entreremo in quella direzione, non ci interessa. Ci interessa solamente vedere alcuni di quelli predefiniti. Che sono quelli che ci serviranno per costruire, per tenere insieme il pattern model view controller. Allora, la sintassi è una sintassi di questi tag speciali, aggiuntivi, avanzati, è simile a quella dell'HTML, così come quella del JSP, sono dei tag tra minore e maggiore, e iniziano quelli che vedremo noi, iniziano tutti con un prefisso, che è il prefisso JSP, come si vede in questo esempio. Allora, come dicevo, noi guarderemo solamente i tag predefiniti, quindi non ci interesseremo di come fare a definire dei nuovi, anche se si potrebbe, non è neanche molto complicato. Questi sono i tag JSP avanzati predefiniti. Forward, include, param, plugin, use bin, get property, set property. E in particolare ho messo in grassetto quelli che useremo di più, forward, use bin e set property e magari più avanti anche l'include. Quindi vediamo questi, li vediamo come, diciamo così, costrutti e poi vedremo come metterli insieme subito dopo nella nostra applicazione. Beh, poi qui ci sono dei link se volete andare a leggere la specifica vera. Allora, il primo e più semplice ma fondamentale tra questi tags è il tag forward, JSP due punti forward. Che cosa fa questo? Serve per interrompere l'elaborazione di una pagina JSP che stiamo elaborando, che Tomcat sta elaborando in questo momento, e saltare, o meglio passare, all'elaborazione di un'altra pagina. Di fatto passo la richiesta che è arrivata a me, la passo a qualcun altro, forward, no? La mando avanti, la inoltro a qualcun altro. Questo è un passaggio chiave perché ieri dicevamo ho bisogno di un oggetto controller che è quello che incapsula la logica, le scelte, e poi ho bisogno di uno o più oggetti vista, che mi generano la presentazione, mi generano l'HTML. Ma come fa il controller quando ha deciso che bisogna visualizzare la pagina di conferma oppure la pagina di errore a far sì che quella pagina di conferma o di errore effettivamente venga visualizzata? E il controller è dentro una pagina JSP, la vista di conferma è dentro un'altra pagina JSP,
l'utente ha richiesto la prima pagina, ha fatto un link che mandava i dati al controller. E adesso il controller come fa? Usa proprio questo meccanismo. Il meccanismo di forward è un meccanismo interno al server, quindi l'utente, il browser non vede nulla. Immaginate un go-to, no? A un certo punto mi fermo e salto all'inizio di un'altra pagina JSP. Sto dicendo a Tomcat, guarda che questa pagina qui, quel che poteva fare, l'ha fatto, uccidila e passa la richiesta a una pagina diversa. Questa pagina diversa, quindi tipicamente noi il modo con cui lo useremo è che la prima pagina svolgerà il ruolo di controllore, prende le decisioni che deve prendere e poi passa la palla, no? Si suicida con un forward e passa l'esecuzione alla vista. La vista a questo punto non dovrà far altro che generare l'HTML. Ovviamente in questo meccanismo di forwarding posso passare delle informazioni. Sicuramente un'informazione che viene passata è l'oggetto request, la richiesta. Quindi la nuova pagina riceve una copia, in realtà un riferimento, alla stessa richiesta che ho ricevuto io. E quindi tutte le informazioni nell'oggetto request, tra cui i parametri della richiesta, che la prima pagina, il controller, aveva, poteva consultare, sono anche disponibili alla seconda pagina. In più, e vedremo come fare tra un attimo, la prima pagina può appendere all'oggetto request degli ulteriori oggetti, dei bin, dei Java bin. E questi oggetti appesi alla richiesta saranno disponibili alla seconda pagina. Quindi io ciò che posso fare come controllore è istanziare dei bin, chiedere ai bin di fare delle analisi dei dati, dei controlli, delle validazioni. Poi alla fine ho deciso che il valore corretto, devo scrivere la pagina di conferma, allora aggancio all'oggetto richiesta i dati relativi alle informazioni da stampare. E poi faccio un forward alla vista che visualizzerà tale informazione. Andando a prendere da dove queste informazioni? Si mette a rifare tutti i controlli? No, ha già pronto il bin, ha già pronto l'oggetto che il controller gli ha preparato e gli ha appeso alla richiesta in modo che la seconda pagina ce l'avesse disponibile. Poi, visto in pratica, è più semplice che non spiegarlo a parole. Quindi il meccanismo di base però è quello di poter passare la richiesta da una pagina alla pagina successiva. E questa continuerà a fare il proprio lavoro. La prima pagina muore. La prima pagina di fatto tendenzialmente non genererà neppure dell'HTML, non genererà neppure un output. O quell'output che eventualmente venisse generato viene buttato via e si ricomincia da capo con la seconda pagina. Quindi l'output che eventualmente la prima pagina avesse generato viene scartato. Se non è ancora stato mandato al server, se no ci sono degli errori ma di buffering. Ma a noi non capita. Quindi forward. Questo è un meccanismo, per chi conosce già cosa vuol dire un redirect, la redirezione, è un meccanismo diverso. È un meccanismo interno al server. Il browser non viene coinvolto minimamente. Al punto che il browser crede che l'HTML che riceve sia stato generato dalla prima pagina e non dalla seconda. Lo vedremo poi vedendo le URL, no? In pratica. Vabbè, la sintassi è molto semplice: JSP due punti forward, page uguale e l'indirizzo della pagina a cui saltare. Il resto della prima pagina, quindi barra body, barra HTML, qualunque cosa ci fosse qua sotto, non verrà mai eseguito dopo un forward. Salta fuori. È possibile, volendo, quando io faccio il forward a una pagina, anche aggiungere dei parametri. Quando faccio il forward, la seconda pagina riceverà già i parametri che io prima pagina avevo già ricevuto nella richiesta dal form HTML della pagina precedente. Se voglio ne posso aggiungere degli altri. È un meccanismo che noi non utilizzeremo molto perché usiamo i bin, che sono molto più efficaci. Se io volessi invece, perché qui il forward è un meccanismo di delegazione assoluta, io ti delego a generare l'HTML, basta, io non ho più nulla da fare, fai tu, genera la risposta. In alcuni casi invece ho bisogno che tu mi dieni un pezzo di risposta e poi torna da me che io devo fare altro lavoro.
Allora, per questo esiste un altro tag che si chiama include, che funziona un po' come il forward, nel senso che la prima pagina passa il controllo alla seconda pagina, ma mentre nel forward il passare il controllo equivale a un suicidio della prima pagina, in un include, quando la seconda pagina, quella inclusa a questo punto, termina l'operazione, il controllo ritorna alla pagina prima, la includente. Quindi all'interno della pagina JSP posso scrivere include e includere l'elaborazione, l'output dell'elaborazione di tante altre pagine JSP. Questo viene usato non tanto nel model view controller, per creare pattern model view controller, perché è difficile che dalla view si debba ritornare al controller. Viene usato molto più spesso per creare invece la parte comune di un'interfaccia. Il menu, il banner, il footer della pagina, il menu di sinistra, il link a destra, sono tutte parti di contenuto che sono sempre uguali, ma devono essere rigenerate in ogni singola pagina. Allora, a questo scopo si usa spesso l'include per dire, vai, includemi la parte di HTML che genera il menu. Non c'entra nulla con la richiesta corrente, però va fatto e non voglio ovviamente fare copia e incolla ogni volta. Ma questo non è pertinente oggi. È solo un meccanismo molto simile, l'unica differenza è che col forward passo il controllo e poi finisci tu, con l'include ti passo il controllo e quando hai finito torni da me e io posso continuare. La sintassi è ovviamente la stessa. Vabbè, anche qui si possono passare dei parametri, ma non è il focus di oggi. Esiste anche, ma dimenticatelo, un altro comando che si chiama include, che è una direttiva JSP di quelle primitive, per 100 chiocciola include, che noi non useremo mai, perché ha un grosso difetto, che esegue la pagina JSP una volta sola e poi di fatto si tiene da parte l'HTML che ha generato, quindi questo deve essere per forza statico, non può cambiare ogni volta ad ogni nuova richiesta, no? Meccanismo grezzo che ormai non ci serve più, è stato sostituito, rimpiazzato dal JSP 2.include che fa la cosa giusta, riesegue il codice ogni volta. Va bene, il forward, teniamoci in mente questo. Il forward è un meccanismo per far sì che la stessa richiesta, quindi arriva un HTTP request, torna indietro un HTTP response col suo bel carico di pagina HTML dietro, questa richiesta, anziché dover essere gestita da una sola pagina JSP che riceve la richiesta e deve dare la risposta, ebbene, il forward è un meccanismo che mi permette di far sì che questa singola richiesta possa essere gestita dalla collaborazione di due o più pagine JSP. Quindi arriva una richiesta HTTP request dal browser che contiene dei parametri. Questa richiesta arriva a una pagina JSP, questa ci fa un po' di lavoro, fa il lavoro di controller, poi passa il controllo attraverso un forward a un'altra pagina JSP che farà un altro po' di lavoro, tipicamente genera l'HTML e poi risponde, manda la response al browser. Il browser di tutto questo non ne frega niente, nel senso che lui ha mandato una richiesta HTTP e si aspetta di ricevere la risposta HTTP dallo stesso Tomcat a cui ha mandato la richiesta. Poi che dentro Tomcat sia un oggetto oppure l'altro che risponde non lo sa. Siamo noi che sviluppiamo l'applicazione che invece troviamo più comodo partizionare i ruoli, la responsabilità in questo modo. E quindi no, il forward è l'elemento che collega il controllo con la vista. Ieri avevamo già velocemente iniziato a vedere il concetto di Bing, che si intreccia con questi tag speciali, JSP use Bing, JSP set property e anche la get property, anche se la useremo molto poco. Perché c'è la sintassi più semplice per farlo. E quindi di fatto abbiamo, io dicevamo, un Bing è un oggetto la cui creazione, la cui gestione è semplificata perché il container, il Tomcat, fa del lavoro già per noi. Affinché lui possa fare del lavoro per noi, noi dobbiamo seguire alcune semplici regole nel creare queste classi. E questo lavoro fatto per noi di fatto è incapsulato dentro questi tag. Quindi per creare un nuovo Bing non vado a creare un oggetto new, no? Con la new dentro un codice Java, ma uso molto più semplicemente il tag useBing che oltre a crearmi l'oggetto me lo registra, come dicevamo, me lo può appendere alla richiesta, me lo mette in un posto in cui sia facile da ritrovarlo, eccetera. Adesso poi entreremo più nel concreto.
Quindi dicevamo, un Bing non è altro che una classe Java che ha come richiesta principale quella di avere un costruttore senza parametri, avere get e set per tutte le variabili che vogliamo rendere modificabili e pensando in grande, no, dovrebbe implementare l'interfaccia, dovrebbe essere serializzabile, quindi è sufficiente in realtà aggiungere implements serializable, implementa con l'interfaccia, quindi è un'interfaccia senza metodi, ma ricorda solo a eventualmente il metodo di serializzazione di controllare che tutte le variabili interne siano a loro volta serializzabili. Ma di questo, come dicevo, per il tipo di applicazioni che facciamo noi, ci possiamo abbastanza disinteressare, addirittura se non mettiamo questo implement non se ne accorge nessuno, non dà neppure errore, perché fino a quando non cerchi di spostare un Bing da un server a un altro, non viene fatto il controllo. Quindi un Bing è un'enormissima classe, classe che possiamo richiamare all'interno delle nostre pagine JSP. Beh, questa classe qui si chiamava Hello Bing. Quindi nessuno mi vieta dall'interno della pagina JSP di aprire uno scriptlet e scrivere dentro hello bing h uguale new hello bing aperta e chiusa tonda e punto e virgola. Nessuno mi vieta. Se facessi così creerei un oggetto locale dentro il metodo, ricordiamoci che JSP in realtà è una servlet, no? Dietro le quinte. Quindi c'è un metodo service di questa servlet dentro il quale metteremo, creeremo quell'oggetto. Oggetto che però di fatto al termine dell'esecuzione di quel metodo, quindi al termine di quella pagina, muore, perché l'abbiamo istanziato come variabile locale. Nessuno ci vieta di farlo, è perfettamente lecito, però c'è un modo più furbo di farlo, che questa stessa new non la facciamo noi, la facciamo fare a Tomcat. Tomcat non è come la nostra pagina che muore appena finisce la richiesta, lui rimane vivo e quindi questo oggetto potrebbe rimanere vivo più a lungo e cerchiamo di capire come. Quindi di fatto quando noi creiamo un oggetto in Java che cosa dobbiamo specificare? Dobbiamo specificare il nome della classe new hello bing e il nome di una variabile dentro cui mettere il riferimento dell'oggetto appena creato. Ecco, in JSP lo usiamo, specifichiamo queste due informazioni con questi due attributi. Creami un oggetto di questa classe e mettimi un riferimento dentro una variabile che si chiama così. ID uguale nome della variabile locale con cui voglio chiamare quell'oggetto, class uguale tipo di classe, no? Tipo di oggetto che voglio istanziare. È una sintassi diversa per scrivere new. Ma c'è un terzo parametro che cambia le carte in tavola. La useBing non ha solamente un parametro ID che mi dice il nome dell'istanza, non ha solamente un parametro class che mi dice il nome della classe, il tipo di oggetto, ma anche un parametro scope. Il parametro scope dice al container, a Tomcat, quando vogliamo che questo oggetto muoia o viva, no, diciamo, parliamo in positivo, fino a quanto vogliamo che questo oggetto viva. Vogliamo che questo oggetto viva solamente per la durata di questa pagina? Vogliamo che questo oggetto viva per l'intera richiesta? Vogliamo che questo oggetto viva per l'intera sessione di navigazione dell'utente o vogliamo che questo oggetto viva nell'intero contesto di applicazione? Ci sono quattro contesti diversi, quattro ambiti, quattro scope, no? Diversi, dentro cui il container Tomcat può andare a memorizzare questi oggetti. Quindi quando noi creiamo un nuovo oggetto con lo useBing, non solo questo oggetto viene creato e mi viene data la possibilità di usarlo come variabile locale, ma questo oggetto viene anche registrato all'interno di raccoglitori, di collection, che raccolgono insiemi di set, di loro li chiamano attributi, in realtà sono dei riferimenti a Bing. E di queste raccolte ce ne sono quattro, che hanno cicli di vita diversi. Adesso cerchiamo di decodificare questa figura, purtroppo il libro da cui l'ho preso aveva delle belle sfumature di grigio che
proiettate qua, risultano poco visibili. La figura di sopra, la parte superiore della figura, fa vedere il browser che fa delle richieste a un server e fa vedere che ci sono due richieste, la prima è questa, la seconda è quest'altra. E ovviamente per ciascuna richiesta, se il server non è morto, deve dare una risposta. Di qua alla prima risposta e di qua alla seconda risposta. Internamente al server, per l'uso ad esempio del pattern model view controller, la richiesta viene gestita parte da una pagina 1 e parte da una pagina 2. Quando dico la richiesta viene gestita, parlo sia sul piano concettuale, cioè che quella richiesta HTTP viene svolta da più pagine JSP in sequenza, sia dal punto di vista concreto, l'oggetto richiesta. L'oggetto richiesta, nel momento in cui il client fa la richiesta, Tomcat crea un oggetto request, lo passa come parametro alla JSP, e questo stesso oggetto request, dicevamo prima, sopravvive a un forward. Quindi quando faccio forward, lo stesso oggetto request arriva alla seconda pagina. Quindi quell'oggetto request e anche quell'oggetto response, tra l'altro, fanno tutto il viaggio dalla pagina 1 alla pagina 2 e poi alla fine verso il browser. Verso il browser non va a finire l'oggetto response, ma solamente l'output generato su quell'oggetto. Quando noi creiamo un bin, no, quindi questo è il meccanismo di base, noi possiamo fare una richiesta, una risposta, e per dare la risposta possiamo fare dei forward intermedi, se ci fa comodo. Quando io creo un bin, specifico lo scope, no? Allora, lo scope può essere scope di pagina. Lo scope di pagina è questo. Inizia e finisce con la pagina 1. Inizia e finisce con la pagina 2. Inizia e finisce con la pagina 3 e così via. Quando creo un bin con lo scope di pagina, questo istanzia un oggetto la cui vita dura solamente fin tanto che quella pagina JSP viene eseguita. Quando quella pagina termina l'esecuzione, o perché finisce, quindi ritorna al browser, o perché fa un'operazione di forward, e quindi dicevamo forward uguale suicidio, tutti i bin, tutti gli oggetti con scope di pagina vengono distrutti insieme, non sopravvivono. Quindi se io faccio uno use bin nella pagina 1, quindi stanzio un nuovo oggetto nella pagina 1, questo oggetto non sarà visibile dalla pagina 2. Perché di mezzo c'è un forward e il forward cambia pagina, cambia la page, cambia la JSP. L'utilità di bin, di scope di pagina è abbastanza limitata, perché a questo punto mi crea una variabile locale e finisce lì. È solamente una questione di comodità se preferisco scrivere new o se preferisco scrivere JSP use bin. Invece quelli molto più utili sono il secondo e il terzo livello, i bin con scope di richiesta e di sessione. Quelli con scope di richiesta, come dice il nome, un bin con scope di richiesta, una volta creato, sopravvive fin tanto che quella richiesta è attiva. Ossia, fin tanto che non abbiamo preso l'HTML e non abbiamo mandato in risposta al browser. Vuol dire che se la pagina 1 crea un bin, crea un oggetto di tipo bin con scope di richiesta, questo oggetto sopravvive ad eventuali operazioni di forward. E quindi la pagina 2 potrà avere accesso allo stesso oggetto che aveva creato la pagina 1. E questo è il meccanismo che utilizzeremo per passare informazioni dal controller alla vista. Il controller calcola le informazioni e le passa alla vista, la quale le deve mettere in bella in HTML. Dove le passa? All'interno di un bin con scope di richiesta. È un bin che a questo punto normalmente il controller scrive e la view legge. E di mezzo c'è un forward che si porta dietro l'oggetto richiesta e tutti i bin che sono stati registrati nello scope di richiesta. Poi la registrazione di un bin in realtà è un'operazione molto semplice, fa una set attribute sull'oggetto request e lì c'è una mappa che associa a quel nome quell'oggetto. E poiché è una mappa interna all'oggetto request, se l'oggetto request sopravvive, la pagina dopo ovviamente ce l'avrà visibile. Ma questo è parlare in Java. Parlando in JSP vuol dire semplicemente ogni bin di scope request è disponibile nella pagina corrente e in tutte le pagine successive che siano collegate attraverso dei forward o degli include,
perché la richiesta è sempre la stessa. Poi quando la richiesta finalmente viene conclusa, cioè mando l'HTML al browser, l'oggetto request, l'oggetto response vengono distrutti e con essi tutti i bin di richiesta. Quindi quei dati lì vengono buttati via. Allora, noi che facevamo il nostro form di registrazione e volevamo prendere i dati, riusarli, rimetterli in bella, non ci serve che sopravvivano più a lungo. Una volta che li ho rimessi nel form HTML, quei dati lì mi sta bene che vengano buttati via, non servono più. Perché quando l'utente rifarà invio, tendenzialmente quelle informazioni saranno cambiate, saranno diverse, quelle vecchie non mi servono più. Mi servono per gestire, no? Le informazioni sul modello all'interno di una richiesta. No? Questi bin di request di fatto sono una prima versione molto light del modello dati su cui lavorano le pagine. Ovviamente se io creo un bin con scope di request nella pagina 1, questo nella pagina 3 non sarà visibile. Perché quella è una richiesta diversa, la pagina 3 risponde a una richiesta diversa. Ma anche se non si chiamasse pagina 3, si chiamasse di nuovo pagina 1, perché lo stesso utente ha richiesto di nuovo la stessa pagina, ha fatto un reload, un refresh, o ha cliccato su un link che portava la stessa pagina, è una richiesta diversa. E quindi si riparte da zero. L'operazione useBing è un po' atipica. Io prima vi ho detto barando che equivale alla new. In realtà non proprio. L'operazione useBing prima di tutto va a vedere, esiste già nello scope corrente, nello scope specificato, un oggetto che ha questo nome? Se sì, allora agganciamoci a quello. Se no, allora creiamolo. Quindi quando io vedo useBing, vedendo solamente quell'istruzione, non so mai se viene creato un oggetto nuovo o mi viene restituito un riferimento a un oggetto che esiste già, perché era già stato creato in precedenza nello stesso scope, e questo scope è ancora attivo. Quindi la pagina 1 contiene uno useBing, questo useBing tipicamente crea un nuovo oggetto. La pagina 2 conterrà anch'essa la stessa istruzione useBing, identica, faremo copia e incolla, è esattamente la stessa, ma la pagina 2 quando andrà diciamo così, a eseguire il codice dietro la useBing andrà prima di tutto a chiedersi, questo oggetto è già stato creato? Esiste già nello scope di richiesta? Se sì, non ne creo uno nuovo, riuso quello vecchio, che è ciò che voglio ovviamente, perché voglio andarci a prendere i dati di prima. Quindi non c'è differenza di sintassi tra creare un bin e usare un bin che esiste già. Lo crea la prima volta che lo vede e le volte successive lo riusa. E poi lo distrugge quando lo scope, quando esce dallo scope, come si dice. Quindi questo è lo scope di request, quello che useremo di più. Poi c'è un altro ambito, un altro scope, altrettanto importante, anche se cioè, per un certo verso più facile da capire, anche se è diciamo così, fondamentale, anche se ci stanno meno oggetti di solito, ma quelli che ci stanno sono importanti, è lo scope di sessione. Una sessione è una sequenza di pagine navigate dallo stesso utente con lo stesso browser sullo stesso sito in un arco di tempo limitato. Quindi quando un utente si collega a un sito, noi sappiamo che il protocollo HTTP ragiona a pagine, ogni pagina è una richiesta separata dalle altre, però l'application server in questo caso fa del lavoro in più, che è quello di creare, no, di emulare l'esistenza di sessioni che a livello di HTTP non esistono, cioè si ricorda, l'application server fa in modo di ricordarsi tra le centinaia di richieste che riceve quali arrivano da lui, quali arrivano da lui, quali arrivano da lei e così via. Ogni volta che un nuovo utente si collega a un sito, l'application server si chiede, non il livello HTTP, il livello applicazione già, lo fa Tomcat, la parte application di Tomcat, dice ma questa richiesta che mi sta arrivando, che è una richiesta HTTP come tutte le altre, proviene da un utente che pochi minuti fa o pochi secondi fa stava già su questo sito? Se sì, allora dico che è una nuova richiesta nell'ambito della stessa sessione di navigazione.
Se invece è un utente che non riconosco, creo una nuova sessione dicendo, vabbè, questo qua è un nuovo utente, benvenuto a te, creo una nuova sessione. E se farai, se mi chiedi solo questa pagina, questa sessione dura una pagina sola, ma se poi stai sul sito e fai altre cose, la sessione durerà di più. La sessione è poi un numero, è un numerino. Un numerino che Tomcat genera e appiccica ad ogni risposta che manda e si aspetta di ricevere ad ogni nuova richiesta che il browser fa. Questo numerino è memorizzato a livello di protocollo HTTP dentro un cookie, cioè dentro un parametro della richiesta che viene scambiato avanti e indietro. Non è oggi il giorno in cui ci occuperemo dei cookie e dell'implementazione delle sessioni. Oggi ci basta sapere che funziona. Funziona nel senso che è un meccanismo attraverso il quale Tomcat, il nostro container, è in grado di tracciare, di sapere che questa richiesta di questa pagina arriva dallo stesso utente, non so chi sia, ma dallo stesso utente che ha fatto un attimo fa un'altra richiesta. Non so chi sia, non è neanche necessario che abbia fatto il login sul sito, non c'entra niente col login, con la verifica, con l'autenticazione dell'utente. È semplicemente un meccanismo di scambio di informazioni tra il browser e il sito. Quando tu colleghi a un sito per la prima volta, lui ti manda un cookie con un numeraccio lungo 20 cifre, di fatto impossibile da replicare, un numero casuale. E tu, il tuo browser, ogni volta che fa un'altra richiesta, gli manda questo numero per dire, ah, guarda che sono io. Perché altrimenti lui non potrebbe sapere che sei tu, in base a che cosa. Allora, gli rimanda lo stesso numero che il server aveva generato per la prima volta, quindi il server sa che questa richiesta è relativa a una pagina, allo stesso utente di una pagina che aveva già generato, a cui aveva già risposto in passato. Quando il Tomcat crea una nuova sessione, crea anche un oggetto che si chiama session, associato a quella sessione lì, associato a quel numero, associato a quel valore di cookie, e questo oggetto session a sua volta può contenere uno o più beans. Quindi posso memorizzare un bean dentro la sessione, dentro l'oggetto sessione. Quindi questo bean verrà creato, non appena una pagina fa lo use bean, crea questa classe, scope uguale session, e la memorizza dentro l'oggetto di sessione. Quell'oggetto risulta disponibile a tutte le pagine successive della stessa sessione, cioè dello stesso utente. Quindi tipicamente mi serve, non so, quando voi fate il login su un sito, scrivete username e password, se il login è valido, il sito si deve ricordare che da quel momento in avanti avete già fatto il login e quindi non vi dice più fai il login, ma vi dà accesso alle vostre informazioni. Che cosa fa il sito in questo caso? Prende un piccolo oggetto, lo mette in sessione con i vostri dati. Piccolo oggetto con i vostri dati, nome, cognome, username, non la password perché quella lì meno gira meglio è, e un flag che dice valido, non valido, ha fatto login, non ha fatto login, eccetera. Mette quell'oggetto in sessione, quindi le pagine successive, andando a leggere quell'oggetto, dice, ah, questo utente ha già fatto il login. Mi fido, lo so che ha già fatto il login, perché vedo che nella sessione c'è quell'oggetto. E non l'ha messo, chi può metterlo, l'oggetto in sessione? Una pagina JSP precedente, che visto che l'ho sempre scritta io, mi fido che l'abbia messo solamente se l'utente mi ha fornito le credenziali giuste. Quindi sono informazioni che durano per tutta la navigazione dell'utente, le mettiamo all'interno della sessione. Quando è che muore una sessione? Come fa a morire una sessione? La sessione muore nel momento in cui, no, non nel momento in cui, dovrebbe morire quando l'utente ha visitato l'ultima pagina di quel sito, l'ultima pagina che ha visitato in quel momento. Quindi clicca, visita, legge la mail, sposta, condividi questo, fai quell'altro. Poi cosa succede? Vado su un sito diverso, oppure chiudo il browser, oppure spengo il PC. Sono tutte azioni che dal punto di vista dell'utente chiudono la sessione con quel sito lì, perché da quel momento sono andato su un altro sito, ho chiuso il browser e non posso più continuare la sequenza di click, al massimo ne ricomincio un'altra. Quel browser non manderà più quel cookie a quel server, quel numero di sessione è da buttare via, non più valido.
Il problema è che il server non lo sa. Cioè non è che quando chiudo il browser manda un messaggio a tutti i siti delle finestre aperte e dice guarda che l'utente ha chiuso, e quindi tu puoi pure dimenticarti di quell'utente perché ormai il browser l'ha chiuso, butta via il cookie, eccetera. Non c'è nessuna informazione. Quando vado su un sito diverso da quello su cui ero, non è che il sito precedente viene notificato, viene avvisato, no. Quindi il server è sempre in uno stato di attesa, in cui dice va bene, io ho visto questo utente, mi ha richiesto 12 pagine, l'ultima che mi ha richiesto era 2 minuti fa, può darsi che mi arrivi un'altra richiesta da questo utente, può darsi di no, non lo posso sapere, magari quell'utente ha già preso il tram ed è andato a farsi un giro, ma il server non lo sa. Allora la sessione quando scade? Scade dopo un certo tempo, dopo un certo time out, dall'ultima richiesta che il server ha visto. Il server vede una richiesta e dice ok, adesso so che ci sei, sei vivo, stai ancora navigando sul mio sito. Mettiamo un timer da cucina, tra 20 minuti, se non ti sei fatto vivo, se non hai fatto neanche un click sul mio sito, io assumo che tu sia andato via. E quindi posso uccidere l'oggetto di sessione e tutti i bin che erano stati memorizzati in sessione. Se entro questi 20 minuti, 20 minuti è un valore tipico, 20-30 minuti per la durata delle sessioni. Se entro questi 20-30 minuti arrivano altre richieste, allora io resetto il timer da cucina e aspetto altri 20 minuti. No? Okay? Quindi la sessione muore molto dopo, la sessione vista dal server, implementata sul server, muore molto dopo la sessione reale, quella dell'utente. C'è solo un modo per far sì che il server sappia esattamente quando distrugge una sessione, quando cliccate su logout. Allora, l'azione di logout è una richiesta al server del tipo ok, io non, magari continuo a lavorare sul tuo sito ma dimentica le informazioni di sessione che avevamo prima. Allora in questo caso è un'azione esplicita di distruzione della sessione, ma non lo fa quasi nessuno e quindi il server deve andare a tempo essenzialmente. Tutti questi sono ragionamenti molto diversi: una variabile locale dentro una pagina, una variabile di request che voglio passare perché funge da modello, una variabile di sessione che mi serve a gestire, a verificare se l'utente è loggato, sapere quali informazioni ha questo utente, eccetera. Quindi hanno usi molto diversi, ma dal punto di vista della sintassi è sempre la stessa cosa, cambia solamente il parametrino scope uguale request o scope uguale session, quindi è molto semplice passare da uno all'altro o usare tutti questi metodi. L'ultimo tipo di scope è quello che qui è indicato come scope di applicazione, application scope. Application in questo caso l'applicazione web è uno scope che viene attivato nel momento in cui l'applicazione parte, quindi appena lanciate Tomcat, lui lancia tutti i siti che sono stati registrati, e per ciascuno di questi siti, di queste applicazioni, crea uno scope di applicazione. E voi potete metterci degli oggetti lì dentro. Quegli oggetti persistono fin tanto che Tomcat non viene riavviato, fin tanto che l'application server non si spegne, o quindi di fatto per sempre, virtualmente, durano per sempre. Però attenzione che sono condivisi tra tutti gli utenti. Mentre se io ho 10 utenti contemporanei su un sito, ciascuno ha il suo scope di sessione indipendente dagli altri, e quindi il bin di sessione della mia sessione di navigazione conterrà il mio nome, mentre il bin di sessione della tua sessione di navigazione conterrà il tuo nome. Perché sono oggetti diversi, perché sono contenuti in ambiti, in contesti, session diversi, uno per ogni utente. Invece lo scope di applicazione è unico per tutti. Cosa ci metto lì dentro? Ci metto dei parametri di configurazione, informazioni di collegamento al database, statistiche, parametri di configurazione, preferenze, cose di questo genere. Cioè cose che abbiano senso a livello di applicazione e prescindano dal singolo utente. Magari l'informazione di quanti utenti sono collegati in quel momento è un'informazione che ha senso ovviamente a livello di applicazione, non ai livelli più bassi, perché ai livelli più bassi vedo un utente solo per volta. Sono già cose un po' avanzate. Allora, questa è un po' la panoramica su tutti questi usi
che possiamo avere di una povera semplice istruzione che si chiama use Bing. Ok, abbiamo creato questo Bing e come possiamo agire sui valori contenuti dentro questo Bing? Beh, possiamo usare i metodi get e set, get nome e set nome, direttamente chiamandoli da Java, se no c'è una sintassi semplificata, anche qua, che in questo caso non è tanto semplificata, perché è più complicata dell'equivalente Java, per accedere alle proprietà, no? del Bing usando sempre i JSP. Set property name uguale Bing, property uguale nome della proprietà, value uguale property value. Chiama il metodo set property sul Bing passandogli come parametro il value. Non è che sia, si fa prima veramente chiamare il metodo set da codice Java. Ma questo set property lo vediamo, quindi è stato inventato per permettere di maneggiare, no, i Bing da parte di persone che non conoscessero il linguaggio Java. Quindi nasconde un pochino. Ma c'è una cosa interessante che è quella di semplificarci il lavoro quando dobbiamo elaborare i parametri della richiesta. Mettiamoci nel controller. Il controller ha tanti parametri che arrivano dalla pagina, dal form della pagina precedente, dal form di registrazione. Deve leggerli uno a uno e deve memorizzarli uno a uno dentro il Bing. Quindi prende request.getParameter e poi lo metterò Bing, che ne so, userRegistrationBing.setName e una serie di istruzioni di questo genere. Queste si possono accelerare sempre con il tag set property, che setta una certa property di un Bing, quindi nome, cognome, età, no? Sono i vari campi di questo Bing, ad un valore in cui qua non specifico il value, non dico nome uguale Pippo, dico param uguale nome, cioè prendi il parametro della richiesta, se c'è, che ha questo nome. Quindi questa operazione qui fa, diciamo, di fatto un request.getParameter per un certo nome di parametro e chiama direttamente il metodo setter sull'oggetto Bing della proprietà che ha un certo altro nome specificato. Poi, se sono furbo, faccio in modo che il nome del parametro, cioè quello che c'era scritto nel form HTML, coincida col nome del property, della variabile del Bing. Nome, cognome, età si chiamavano nell'HTML, chiamerò nome, cognome, età anche i campi di questo Bing, perché devo chiamarli in nome in modo diverso per complicarmi la vita. Allora, in questo caso, posso anche omettere il parametro, il param uguale, no? Dire solamente la property e lui va a prendersi, a cercare se c'è un parametro con ugual nome. Ma posso far di meglio, è quello che faremo quasi sempre, property uguale asterisco. E questa è una goduria, come termine tecnico, perché in un'unica istruzione sto dicendo c'è questo Bing che ho appena creato, JSP use Bing, un certo nome, una certa classe. Vammi a vedere in quel Bing quali sono i nomi delle property interne, i nomi dei campi. E per ciascun nome di campo, per ciascun campo, vai a vedere se per caso nella request c'è un parametro con ugual nome. Se c'è, prendi il valore del parametro e infilalo dentro il Bing. Una riga abbiamo fatto tutto. E quindi di fatto travasa il contenuto della request dentro il Bing. Poi, occhio, è un travaso, per cui può darsi che le informazioni ci siano o non ci siano, dipende da cosa c'è nella request. Ma poi chiederò al Bing, datti un'occhiata e dimmi se sei a posto, se hai tutto. Ma l'operazione di leggi request.getParameter, if not null, prendi, copy, eccetera, non la devo fare io, la fa lui, in quell'istruzione lì. Quindi tutto questo giro è per conoscere questa istruzione qua. Set property, property uguale asterisco.
vuol dire, diciamo così in gergo, diciamo travasa i parametri della richiesta dentro questo bin. Se i nomi coincidono e le informazioni c'erano tutte perché l'utente le aveva scritte, in una riga abbiamo fatto tutto. Ok. Vabbè, poi c'è la getProperty, ma non è che ci interessa più di tanto. Per estrarre un valore vuol dire chiamare il metodo getter, ma questo lo possiamo fare tranquillamente in Java per % uguale oggetto.getNome, oppure ancora più semplice con l'expression language, aperta graffa, dollaro aperta graffa, nome del bin, punto nome della proprietà. Lo vediamo nel codice. Quindi questo getProperty non lo usiamo quasi mai. Allora, questi erano gli ingredienti per cucinare ciò che abbiamo cominciato a accennare ieri, cioè il modello Model View Controller, di cui a questo punto non abbiamo molto più da dire. Noi sappiamo, se non magari commentiamo questa figura, che ti dice come lavoriamo. Noi avremo una serie di pagine JSP che per noi svolgeranno il ruolo di controller. Una serie di pagine JSP che per noi svolgeranno il ruolo di vista. E una serie di bin che per noi svolgeranno il ruolo di modello, perché contengono dei dati. Normalmente dal browser la richiesta, quindi quando clicco su un link, questo link corrisponderà all'indirizzo di un controller, perché è quello che deve ricevere la richiesta. Quindi normalmente la richiesta dal browser va verso una JSP con ruolo di controller. Questa JSP usa per fare il proprio lavoro dei Java Beans, dei bin, delle classi. La maggior parte di queste classi avranno scope di richiesta, perché sono quelle che servono per elaborare questa richiesta, poi le posso dimenticare. Alcune potranno avere scope di sessione, se devo modificare, accedere, leggere o creare dei dati che invece sono legati, diciamo così, all'utente collegato in questo momento. Fatto un po' di lavoro, queste JSP normalmente creano dei bin, dicevamo, dentro la richiesta e fanno un forward ad altre JSP che invece svolgono il ruolo di vista. Svolgere il ruolo di vista significa prendere dal modello e mettere nell'HTML. Prendere informazioni del modello e mettere in bella nell'HTML e poi mandare la risposta al browser. Quindi l'operazione di forward si porta dietro tutti i bin che avevo creato con scope di richiesta, in modo che la JSP li possa vedere. Se notate, qui di nuovo i colori non ci aiutano e il videoproiettore neanche, ma mentre questa freccia tra i controller e il modello è bidirezionale, nel senso che un controller può accedere a un bin di sessione per sapere qual è il nome dell'utente, può scrivere dentro un bin di richiesta perché dentro ci sono i dati che ha appena ricevuto, può leggere da un bin, eccetera, legge e scrive, la vista invece legge solo, la freccia va solo in una direzione. Le view, se sono delle vere view, non modificano il modello, lo usano solamente, ne usano solamente i dati. Il forward va sempre in questa direzione, da un controller a una vista. Le viste generano l'HTML e i controller ricevono le richieste. Questo è lo schema che useremo sempre, cercheremo di usare sempre, poi ci sono sempre delle eccezioni quando dobbiamo fare qualcosa di più complicato, in cui entreranno in gioco i redirect o altri meccanismi. Ma questo è il pattern, lo schema comune, che ci aiuta a tenere separate queste cose. Vedremo che ciascuno di questi tre elementi è molto più pulito che non lo scripting che abbiamo fatto la volta scorsa. Poi ciò che, su cui ragioneremo più avanti è: ma ci serve davvero una JSP per fare un controller? Cioè il JSP in realtà aveva il vantaggio che permetteva di mescolare l'HTML col Java. Ma qua di HTML non ne stiamo generando, perché abbiamo proprio detto no, io controller non voglio sapere di HTML. E allora tante volte alcuni libri lo consigliano di usare una servlet direttamente, quindi una classe Java direttamente, e non un JSP che poi viene compilato in servlet per svolgere il ruolo del controller. Ma questa è una questione in parte di preferenze e in parte di complessità di questo server.
per ora non ci cambia nulla, è solamente scrivere una servlet direttamente in Java o scriverla in JSP che poi venga compilata, non cambia nulla concettualmente, la ripartizione dei tre ruoli è la stessa. Ok, basta parole, basta slide, proviamo ad andare a vedere che faccia ha la stessa nostra applicazione di registrazione utente svolta con questi meccanismi. Nelle ore successive vi chiederemo di fare invece alcune pagine voi sempre con questo metodo. Da adesso in avanti useremo sempre questo metodo, quindi dimentichiamoci le sbrodolate di 200 righe di scripting. Allora, io voglio reimplementare la stessa cosa che abbiamo visto ieri, ma con questo nuovo pattern. Quindi la funzionalità deve essere la stessa. Allora, io avevo un form che conteneva dei dati. Allora, come prima cosa, io mi costruisco un bin che rappresenta, che è lo specchio del contenuto del form. Cioè, ogni volta che abbiamo un form e vogliamo elaborarne i dati, conviene crearci una classe i cui campi siano esattamente uguali, speculari rispetto al contenuto del form. Questo per il semplice motivo che usando la set property asterisco posso travasare in una riga sola i contenuti della, dal form al bin. Quindi, se ci ricordiamo, ieri avevamo un form che conteneva nome, cognome, età, costi di laurea, newsletter e sesso della persona, e quindi crea una classe registration form data poi queste sono convenzioni, cercheremo in questo corso, io e Dario ci siamo un pochino messi d'accordo ieri per cercare di usare dei nomi coerenti, quindi tutte le volte che avremo un bin che è il mirror, è lo specchio di un form, lo chiameremo sempre con un nome che si chiama form data. Quindi quei bin sappiamo che ruolo hanno, sono dei bin usa e getta, sono delle classi usa e getta per gestire dati di moduli HTML. Gli altri bin che invece hanno un significato intrinseco, perché contengono dei dati che non sono necessariamente uguali a quelli di un form, allora non si chiameranno form data, si chiameranno in altro modo. Allora, classe dati del form di registrazione, detto in italiano, i dati del form di registrazione sono questi. Essendo un bin, deve avere un costruttore senza parametri, se no non sarebbe un bin, e questo costruttore senza parametri deve immaginarsi, questo è un bin che corrisponde a un form, deve inizializzare questo bin, diciamo così, in un modo coerente con come comparirebbe il form vuoto. Cioè, a me piacerebbe che il form appena caricato è vuoto, ha dei campi vuoti quando è caricato un form HTML. Ecco, il bin che io creo, e questo bin rappresenta il form, finché non viene caricato con dei dati veri, le variabili interne di questo bin assumono lo stesso valore che hanno i campi del form quando sono vuoti, quindi le stringhe sono vuote e news è falso, eccetera. Il bin deve contenere sempre dei dati sensati, dei dati coerenti. Magari non sono validi, nel senso che non mi permettono di registrare l'utente, però non voglio mai avere dei null nelle variabili interne, perché possono essere usate nel JSP in modo più libero. Se io dentro il costruttore mi incarico di inizializzare bene tutti i campi, evito di dover poi gestire tutti i casi particolari dopo. Casi particolari se quel dato c'è o se non c'è. Sono sicuro che almeno quella property la posso leggere e non avrò un null pointer exception più avanti. Quindi la regola è che nel costruttore inizializzo sempre tutto in modo che quel bin sia usabile da subito. Contiene dei dati di default che saranno dati vuoti, ma ci sono, no? Ok, e questo costruttore verrà chiamato dalla JSP 2.useBin. Poi ho tutta una serie di metodi, getNome, setNome, setCognome, per tutti i campi. Sapete che questi non si scrivono a mano, no? C'è la generazione automatica in Eclipse dei setter e getter, no?
perché sennò viene da piangere, a scriverli tutti, dentro sorgente, quindi tasto destro, source, generate getters and setters. Quindi con un clic vi fate generare tutti i metodi get e set con le convenzioni di nome giusto corrispondenti alle variabili che avete creato nella classe. Ops, dove ho cliccato non lo so, quindi non so cosa succede. Infatti non c'entra niente. Source, generate getter and setters. Beh, in questo caso mi dice che non può perché li ha già generati, quindi ci sono già. Cioè no, mi farebbe l'elenco dei campi e mi direbbe di quale campo vuoi generarli. Quindi tutto questo blocco di codice in realtà si realizza tutto con un clic solo. Allora, una volta che ho questo Bing, poi c'è un altro metodo che vi faccio vedere tra un secondo, lo posso usare ad esempio nel controllo. Allora, un'altra, diciamo così, convenzione che usiamo in questo corso, poi in ciascun ambiente di sviluppo si creano le proprie convenzioni locali. Noi creeremo tutte le JSP che svolgono il ruolo di controller, le chiameremo do qualche cosa. Fai, no? Tutte le JSP che svolgono il ruolo di vista le chiameremo view qualche cosa. Quindi il nome che comincia con do e il nome che comincia con view sono facili da riconoscere. Solamente una convenzione interna. La do registration sarebbe la JSP che svolge il ruolo di controller e che riceve i dati dal form di registrazione. Il form di registrazione non è cambiato, è sempre perché è HTML semplice, non, no? È statico, poi vedremo in realtà che l'abbiamo anche cambiato, ma perché ci costa zero. Allora, vediamo cosa fa questo do registration. Do registration deve ricevere i dati del form. Vi ricordate com'era registration.jsp? Registration.jsp aveva tutti i request.get parameter, poi aveva una serie di controlli, if nome diverso da null, nome.length diverso da 0, eccetera, eccetera, e alla fine aveva una variabile booleana che diceva è valido oppure non è valido. Allora, queste stesse cose io le faccio con due istruzioni, tre. Use Bing istanzia come Bing un oggetto della classe RegistrationFormData, quello che abbiamo appena visto. Tutti questi Bing, tutte le classi ovviamente devono essere messe dentro un package e noi abbiamo, quando sviluppiamo in questo corso sistemi informativi, ho chiamato così il package, ma è solamente un nome, no? Ovviamente. Che deve corrispondere tra il nome del package in cui è incluso il Bing e ovviamente il modo in cui viene richiamato. Se non mettete un package, poi Tomcat si incasina perché non sa dove trovare, non riesce a istanziare il Bing, perché non può girare nel package di default, come se fosse un'applicazione standalone, può non avere bisogno di package. Invece Tomcat, che si tira dietro una marea di librerie diverse, dovete per forza mettere in un package vostro. Vabbè, istanzio un oggetto di tipo registration.formData, che sappiamo che è lo specchio del form. Lo chiamo registration.formData con la R minuscola, quindi classica convenzione, le variabili le chiamo minuscole, le classi le chiamo maiuscole. È un po' lungo questo nome registration.formData, ma all'inizio, per non confonderci, mettiamo il nome per esteso. Scopo uguale request, perché i dati del form che mi servono nel controller per validare, per vedere se sono giusti, nella vista per stampare, nella vista di riepilogo per stampare il riepilogo, nella vista di errore per rigenerare il form contenente i dati. Questo ignoriamolo per un secondo. Dopodiché ho istanziato questo Bing e qui c'è la magia dell'asterisco. Set property, property uguale asterisco, name uguale registration form data. Quindi vuol dire riempimi tutti i campi che riesci, che puoi, che ce la fai, del Bing registration form data, andando a pescare i parametri omonimi di ugual nome della richiesta. Questa riga qua sostituisce tutti i request.get parameter e in più li mette non in tante variabili spicciole separate definite dentro il codice Java, ma li mette dentro i campi di un Bing dove sono ben ordinati. Ok, quindi dopo questa istruzione la request non la dobbiamo più guardare perché tutta l'informazione che ci serve è dentro il Bing.
è valida o no? E ricordate tutto quel codice in cui dovevamo fare i controlli. Beh, a questo punto il Bing come oggetto potrà sapere se esso stesso è valido o no. No, io ho implementato un metodo check, ho implementato altri due metodi, un check valid e un is valid dentro il Bing, che è un metodo attraverso cui il Bing stesso controlla se lui è valido oppure no. Check valid fa i controlli e is valid mi restituisce l'informazione se i controlli sono andati a buon fine oppure no. E dentro il Bing ovviamente il metodo check valid c'è e fa le cose che facevamo prima dentro la JSP, non è che fa cose diverse. Magari ne può fare di più, le può fare anche meglio, perché lì se dentro un metodo di una classe, il suo scopo è quello di fare i controlli, posso anche investire un po' di più per farli bene. O meglio, quindi controllare anche la lunghezza, eccetera. E questo codice brutto, antipatico, perché c'è tutti i controlli, le variabili booleane, i messaggi d'errore, eccetera, eccetera, è nascosto, protetto, bello ordinato dentro il metodo di un Bing, del Bing che rappresenta quel form. Quindi noi abbiamo un Bing che rappresenta un form, nel senso che ne rappresenta i dati e ne rappresenta i criteri di validazione. Quel Bing lì è l'intelligenza dietro quel form. Tutto lì dentro. E alla fine mi dirà se è valido o no, quindi di fatto c'è un metodo isValid che mi ritorna una variabile booleana locale che dice ok, il controllo è andato a buon fine o non è andato a buon fine. No. Quindi sono controlli che devo fare, quindi non abbiamo detto mai che il model view controller ci permette di non scrivere il codice, ma ci permette di scriverlo nel posto giusto. Guardate il controller, non c'è più scritto da nessuna parte in questo controller quali sono i campi del form. Se io domani devo aggiungere un campo di un form, perché ho collassare il nome e il cognome in un unico campo, devo agire ovviamente nell'HTML e nel Bing. Fine. Il controller non lo tocco più. E questo è un vantaggio. Dimmi. Sì. Le property sarebbero i campi del Bing. I param sono invece i parametri della richiesta. Che nel... No, le property sono tutti i setter del Bing. Che cosa fa lui? Va a vedere i metodi set cognome e dice, ah, c'è un metodo set cognome, una property quindi è cognome. Da request.getParameter, tra virgolette, cognome. Nella pagina di JSP non c'è scritto. Asterisco vuol dire vammi a cercare se nella request ci sono dei parametri che hanno lo stesso nome delle property dell'oggetto. Sì, esatto. Tutti che in realtà corrispondono, sono stati codificati dentro la richiesta post. Quindi nella forma HTML c'era un campo che si chiamava cognome. Input name uguale cognome. Faccio invio, quel nome viene codificato nella URL, punto interrogativo cognome uguale paperone. Dentro il Bing c'è un campo che si chiama cognome, allora lui va a prendere il parametro della richiesta che ha nome, cognome, value, paperone, prende questo value paperone e fa un set cognome di paperone. Va lui a vedere quali sono i campi del Bing e questo ci evita di farlo noi. Dimmi. Sì, sì, sì. In realtà già request.getParameter funziona in entrambi i casi. Tu non gli dici se è un parametro in get o in post. Lui raccoglie sia i parametri che arrivano in get, sia quelli che arrivano in post, perché in realtà tu potresti fare un post di una URL che contiene il punto interrogativo, quindi c'è roba in get e roba in post e mette tutto insieme in un'unica collection. Quindi funziona indifferentemente. Tipicamente in fase di debug lavori in get così ti vedi i parametri, poi in fase di produzione metti il post e così i parametri non vengono visibili. Ma il codice non lo cambi più. Però qui è importante che il name
campo della forma HTML sia uguale all'attributo della classe Java? L'hai detto. È importante. Per godere di questa comodità devo fare lo sforzicino in più di dare, per quello che ho detto che il Bing è uno specchio del form, i nomi dei campi di input del form devono essere uguali ai nomi delle property del Bing. In realtà è un po' meno, devono essere uguali ai nomi dei setter. Quindi io posso avere un set nome, un set cognome e poi i campi dentro possono non chiamarsi nome e cognome, ma magari neppure essere due stringhe diverse e avere una struttura dati più complicata. Ciò che vede lui sono solamente i getter e i setter. Poi se dentro devo fare qualcosa di più complesso, l'importante è che abbia un'interfaccia del Bing che sia coerente con i campi del form. Ma la versione più semplice è ovviamente quella, diamo gli stessi nomi. E così entrano in gioco gli automatismi. A questo punto, registration for data è valido o no? Se è valido, faccio il forward dalla pagina di welcome. Se non è valido, faccio un forward, una pagina che ho chiamato view registration, si poteva anche chiamare view registration con errori, che è quella che mi rigenera il form. Ah, questo è un controller. Prendo i dati, li metto in un Bing, chiedo al Bing di verificarsi e sulla base del fatto che quel Bing mi dica bene o non bene, faccio forward a viste diverse. 5 righe, che sono le 5 che contano. Ben visibili, ben manutenibili. Un dettaglio solo, che qui c'è anche un altro Bing che si chiama error message. Di fatto questo Bing non fa altro che contenere un array list di stringhe, che sono i vari messaggi d'errore che posso scoprire. E quindi questo metodo check valid, nel caso in cui trovi delle cose che non vanno, aggiunge con un metodo add error un messaggio d'errore a questo oggetto error message, no? Perché in realtà la pagina di riepilogo dei dati ha solamente bisogno di sapere quali sono i dati di registrazione. La pagina di errore ha bisogno di due informazioni: la copia dei dati per poter rigenerare il form e l'elenco dei messaggi di errore da stampare. Noi ci eravamo concentrati sui dati, ma in realtà la vista che deve generare i messaggi di errore, se gli messaggi di errore dove li trova? Eh? Beh, o li trova dentro il Bing Registration Form Data, che se li memorizza lui, oppure li trova in un altro Bing, in un altro oggetto. Di qua avevo scelto, una scelta, non è che sia molta differenza tra un modo e l'altro, io ho scelto di fare un Bing separato perché questo Bing Error Message magari si riusa in tanti altri casi in cui serve un elenco di messaggi d'errore. E quindi questo Error Message Bing in realtà è molto semplice. Ha un array list di stringhe. È un metodo add che accoda a questo array list, non è nulla di speciale, un polmone di messaggi. E questo giustifica, dove è andato la JSP? Giustifica questo use Bing, che dice va bene, questo error message mi serve, lo creo, lo passo come parametro alla check valid, così la funzione check valid sa dove mettere i messaggi d'errore quando ne incontra. E poi essendo anche questo un Bing con scope di richiesta, quando faccio il forward viene portato, trasportato anche dall'altra parte. Allora, a questo punto le viste hanno un lavoro di nuovo molto semplice. Guardiamo la view welcome, che è la più facile perché non deve rigenerare il form, ma deve semplicemente stampare il riepilogo dei dati. La view welcome questa volta è tanto HTML, perché è la vista, ma deve solo più far quello, mettere in bella in HTML i dati. I dati quali? E beh, quelli che becca dal Bing Registration Form Data. Questa viene richiamata da un forward che si porta dietro i bin di request definiti nella pagina precedente. Ovviamente questa use bin deve essere uguale lettera per lettera, carattere per carattere all'altra. La stessa classe, lo stesso nome di stanza e lo stesso contenitore. E a questo punto la pagina può usare tranquillamente i contenuti di questo registration form data o vedendolo come oggetto, quindi registration form data.get corso di laurea, ad esempio, chiama i metodi get, non quelli set perché le viste non lo devono modificare. Può chiamare il metodo get sull'oggetto e quindi il nome dell'oggetto registration form data è un Bing, ma è un oggetto Java, quindi lo posso usare normalmente dentro lo scripted come se fosse un oggetto che ho creato con la new. Non l'ho fatta io, l'ha fatta Tomcat la new, ma è sempre un oggetto. Oppure, e quindi posso usare così, oppure potrei usare la jsp.getProperties, ma
c'è in realtà la versione molto più semplificata, che è quella di usare l'expression language, che avevo accennato, che è una versione semplificata delle espressioni Java, dollaro, aperta graffa, nome del bin, punto nome della property. E quello interpola dentro l'HTML direttamente il valore di quella property. È molto comodo perché non rovina, no, l'impaginazione HTML. È molto facile da inserire dove serve quel nome, dollaro, aperta graffa, ce lo metto. Mentre invece aprire uno scriptlet e fare tutti gli if, gli out, print line, eccetera, rende poco leggibile il codice. In realtà questo bin che abbiamo è scemo, dovremmo avere un bin un pochino più furbo, che ha una property, non solamente la property CDL, che è la sigla di tre lettere del corso di laurea, ma dovrebbe anche avere un'altra property CDL per esteso, un getter del bin, che mi dia già il corso di laurea per esteso. E quindi qui lo potrei mettere, ho un getter di un metodo che non era nel form, ma il bin lo può sapere qual è il nome per esteso di corso di laurea, e quindi mi eviterebbe di fare dentro la view queste operazioni qua. Non è bello, eh? Il bin lo rendiamo più intelligente in modo da rendere la view più semplice e più indipendente rispetto ai contenuti, ad esempio all'elenco dei corsi di laurea. E questa è quella, la view welcome, ma c'è l'altra che è la view registration, che è un po' più lunga perché è quella che deve rigenerare, scrivere messaggi d'errore, rigenerare il form, ma che la logica è sempre la stessa. Aggancia il bin di registration form data, aggancia anche il bin di error message, perché questo invece deve vedere i messaggi, se ci sono degli errori li stampa, quindi itera sugli errori e li stampa uno dopo l'altro come elenco, e poi c'è il form in cui vado a rigenerare i valori, value uguale, registration form data.nome, qui è la stessa cosa, semplicemente prima li stampavo come riepilogo, adesso queste serie di informazioni le metto dentro i campi di un form. Ma la logica è sempre la stessa, ho l'HTML di ciò che voglio vedere, gli inietto i dati nei punti giusti, andando a prendere, in questo caso usando l'expression language nel modo più comodo, andando a prendere i valori delle property del bin che il mio controller ha settato e ha verificato. Poi il comportamento è lo stesso di prima, ovviamente, è solo una rifattorizzazione, una riorganizzazione diversa dello stesso codice. Tra l'altro, e questa è l'ultima cosa, poi smetto, questo view registration, se pensiamo a come abbiamo inizializzato il bin nel costruttore, questa pagina qui mi serve anche per generare il form vuoto, perché io quando la chiamo senza avere ancora, no, caricato nulla, senza, se chiamassi direttamente questa view registration.jsp, i bin sono vuoti. Error message ovviamente non conterà nessun errore, quindi non stampo niente qua come errori, e nel form vado a mettere i campi di registration form data che è appena stato costruito dal costruttore, non contiene niente, e quindi di fatto la pagina per generare il form vuoto e la pagina per rigenerare un form esistente è la stessa pagina, e ho risparmiato una pagina, ho risparmiato un costo di manutenzione per il futuro. Come ho fatto a risparmiarlo? Ho fatto in modo che il costruttore del bin mi creasse dei dati, diciamo così, fittizi, come se l'utente avesse appena inviato il form vuoto. E così quando vado a ricostruirlo, lo ricostruisco vuoto. E questo è il motivo per cui non c'è più una pagina in più, non c'è più la pagina precedente userform.jsp, potrebbe esserci, ma non serve perché c'è già la view registration, fa già questo lavoro. C'è del materiale da meditare, abbiamo alla fine, contiamo i file, abbiamo creato due file, un controller, scusate, tre file JSP, un controller e due viste, e poi abbiamo creato due oggetti di tipo bin, registration form e l'error message bin. Quindi in realtà se contiamo i file ci abbiamo perso, perché prima erano solamente due, adesso sono cinque, ma quelli che abbiamo adesso sono più facilmente manutenibili, sono più piccoli e più corti, soprattutto il controller mi piace perché lo leggo e capisco cosa fa l'applicazione. Le viste sono solo HTML, basta infilare i dati nel posto giusto. Se domani qualcuno mi dicesse, ah guarda che abbiamo comprato i servizi di un grafico fenomenale, quindi ci rifarà tutta l'interfaccia del sito, va bene, basta ritoccare le viste,
ma tutto il controllo, tutta la parte di logica, verifica degli errori, accesso ai dati, non la tocco più. Rifaccio le liste, ma di fatto è solo HTML, il grafico mi darà l'HTML di esempio, io ci vado a iniettare nei punti giusti i valori dei bin. Fine. Quindi abbiamo fatto un investimento iniziale in più, abbiamo pensato un po' di più, abbiamo organizzato un po' meglio, ma poi dovremmo viaggiare più veloci in futuro. Adesso vi lascio un po' di fiato e vi metto a disposizione, già sul sito, già da ieri sera, quindi da stamattina, c'erano i file di ieri, adesso vi metto questi qui, così potete guardarli e scopiazzare le parti che vi servono per l'esercizio che dovrete fare dopo l'intervallo.